Bentornati su God of War. Finalmente è da un bel pezzissimo di tempo. Perché se è uscito veramente questo episodio, allora vuol dire che sono riuscito a fare la parte più difficile del gioco. Ebbene, non era l'altra, ma è questa qui che sta per arrivare. E no, non sarà l'ultimo episodio. Ma lo sarà il prossimo. Ma proprio in misure estremissime, ma proprio impossibili. Quello dopo ancora, ma penso che sto qua sia il penultimo. Ve lo dico già. La catena, Kratos. Mio padre mi disse che mantiene l'equilibrio tra le forze dell'Olimpo. Spezza la catena per sollevare il labirinto. Aspetta qui. Molto bene, da come avete capito dobbiamo sì spezzare la catena, ma come? Con una, non so, con una sega elettrica gigante? Siamo in caduta libera, dobbiamo rompere la catena, stiamo passando attraverso delle travi che sembrano messe qui a caso per farci passare, oppure potremo scendere a mano la catena come facevamo l'altra volta, ma no, dobbiamo buttarci in caduta libera tra sassi volanti e tra sassi infuocati volanti che vanno più lenti di noi nonostante pesino 30.000 tonnellate in più di noi, ma la fisica, God of War non è stato fatto da un certo da Einstein, in quanto a fisica, perché basta guardare qua, a meno che non siano vuoti dentro, tipo polistirolo, ma no, cioè, beh, in effetti potrebbero anche essere fatti in polistirolo, se cioè, appena sbattono su una piattaforma di legno si spaccano, quindi oltre che il polistirolo io non avrei usato. Ah, ce l'abbiamo fatta! Sono fiero di me stesso. Ah, come non detto, c'è un'altra parte ancora più difficile. Quando ricordate, quando siete fieri di aver fatto qualcosa, non vantatevi perché ci sarà qualcosa di ancora più difficile da fare. Tipo questo. Adesso ci sono le ruote che sembrano abbastanza facili, basta seguire il ritmo. Il ritmo di cosa? E questo è il punto. Giù, su, finito. O almeno così spero. Perché siamo a metà vita, poi andiamo quello, moriamo. Ma ok. E quanto è lunga sta catena? E basta però. Ma non potevate fare una scala al posto di una catena? Così almeno. Ah, siamo tornati all'inizio della serie. Proprio.
Sono stanchissimo. Non dico niente. Adesso sto morendo anche. No, no. Vado a salvare. Questo è un momento, deve essere scritto nei registri di storia. Sono riuscito a farlo. In modalità anche no, aspetta, salva. Oh. Ora è sicuro. Sono riuscito a farlo. E per questo dovete... No, niente, non so cosa dirvi. Perché è una roba che non avrei... Non sono mai riuscito a fare. Ah, mai? Tipo, questa è la 50, forse addirittura la 60ª volta che ci provo. Ma, oh, occhi di Gorgone, potevate darmelo prima, grazie. Oh, l'ho fatto in muto. Adesso ho anche tutta la vita a posto, perfettamente. Io ho usato l'arco. Lo so, ma... non so. Come dire, non usatelo. Che succede? Cos'è questo rumore? Sì, io l'ho usato, ma mi sa che l'ho attirato il cerbero, quindi se non volete stare ravvicinati non fate. Lui sa attiri porca. Allora, vi giuro, io il cerbero l'ho ucciso tipo tre volte. Tre volte. E quelle due volte lì che ho mancato, sono stati satiri a uccidermi. Sono dei maledetti. Oh, spezziamo la catena e andiamocene. Non finisce quelli, bisogna tranquilli. Perché il prossimo deve essere l'ultimo. Ma non deve neanche essere di un'ora, quindi... Quindi faccio... Ecco, guardate. 2, 3. Si rabbassa, volevi. Vabbè, ho salvato. Ho salvato e mi basta questo nella vita. Se sono riuscito a far questo... Allora... Se è uscito questo episodio... Vuol dire che il prossimo arriverà molto presto. Statene certi. Il prossimo arriverà molto facilmente. Non sono in vena di fare il divertente perché... Aiuto, che è successo? Ah, si mi ha trasferito. No, io... Non so, sono troppo confuso per ragionare adesso. Sono riuscito... Non credo di essere riuscito a batterli. Sì, dovete rompergli la pietrina che hanno sulla testa. E ho la magia, ah, ok. No, perché sennò... Vedete? Brutta storia. Ah, beh, boh, il buon vecchio. Cosa? Questo è qui ormai. Ah, è vero! Stavo per fargli la presa, ma poi mi sono ricordato che. Di già? Sul serio ti fa fare già la presa? Mi deludete? Io sono abituato ai cerveri, dove. E tu che fai qua sopra? Torna giù. Oh. E via. Di solito dopo la prima presa sono facili. Questi dovrebbero essere sirene, ma. Non ci assomigliano per niente. Sono scatarrome. Adesso sono scatarromen. Perché... Boh. Sarà... Credo che si sentano così quelli che sono andati in guerra e sono tornati. Ancora, ma non impari le... Oh, ma... Dopo che vuoi inare le sbatti per terra... Mi sembra che gli vuoi far subito la presa. E ti danno che magia, allora siamo a cavallo. E te? E... Dov'è? Ah... Oh, finalmente. E via due. Sono soddisfatto di me stesso. Adesso dobbiamo... Ah, comunque, se volete chiedermi perché ho usato questi qui. Uno, perché le schivate sono più controllate. Cioè, vedete che così puoi far subito. Mentre queste qua, vai e devi aspettare un altro po'. Poi i satiri sono... Mi sembra che siano più deboli ai pugni. Musica epica sotto perché ci vuole. Ci vogliono spaccare tutto ora, dai. Rapidi. Brilla tutto. Oh, e ora? Ah, fine. Ah, ma ho tutto tranne l'energia. Vabbè, l'energia non è che sia... Non è che è fondamentalissimo. E anche il secondo è andato. Manca solo l'ultimo che ha proprio la mano dove ci interessa. Questi... No, dai. Poretti. No, non usiamo la... L'onda. Non so come chiamarla. Onda d'urto. La scossa per terra. Sì, quella lì. Quella là. Terremoto. Ah, giusto. Sì, qua sono quelli corazzati. Io ero già pronto a prenderli. Però... Non siete granché. Questo qui lo faccio fuori a pugni. Fatto. Questo qui invece lo prendo a manate. E manate non tanto amichevoli.
Ma vasi. Ora, quanto manca per il prossimo? Spero pochissimo, perché sono veramente sgamato. Sono veramente sgamato, non c'entra niente. Ah, corno di... Ne manca un altro? Spero di riuscire a trovarli tutti. Ma proprio tutti, tu. Ancora tu. Ma non vi siete stancati? Sti bastardissimi. Vabbè, tanto. Guarda, posso fare anche il cazzone adesso con loro. Ah, giusto. Oh. Ma ti fai prendere? Ah, già. Dopo la prima volta non puoi più prenderli. Dai, indeboliscici. È da solo? Sei da solo, posso fargli la presa. No, non è da solo, c'è ancora questo qui. Sei da solo. Adesso ti prendo a musate. Vedi che ti prendi a musate? Ecco il capo. Quanto toglie sta presa nessuno lo sa. Però ho finito la magia, bene. Malissimo. E crepa sotto. Non ce n'è un altro, vero? Perché io di doppi satiri ne ho già avuti abbastanza. Oh, è morto, cavoli. Ah, ce n'è un altro, vabbè. Uno contro uno è più che gestibile. Due contro uno, un po' meno. Ci parlo poco, lo so. Non sapete perché. È un record mondiale che aver finito, aver fatto quel Cerbero lì in modalità caos. Nope. Ecco il cavolo che mi prende anche stavolta. Madonna, vedi dove te la ficco tutta questa. Ah, una alabarda, una doppia lancia. Non so. Secondo Dark Souls è una doppia lancia. Secondo me è una alabarda. Ecco. Ora, dove l'ho spedito? Dove l'ho spedito? Ah, è finito per terretto. Dove l'ho butto? Dall'altra parte del mondo. Se non trovo ostacoli. Dov'è che devo andare adesso? Quasi quasi vado di qua. Che sa che ci sia anche ancora. Ah, sì, mi sa. Il gioco mi sa che non si è refatto, che sono già passato. E quindi ha detto. Non lo so. Ah, per fortuna che non si è refatto. Corna di Minotauro. Adesso abbiamo tutto, tutto, tuttissimo. Tutto full. Vediamo se devo cibate così. Maledetto, l'ho fatto una volta, posso farlo di nuovo. 8000 sfere. Con 8000 sfere ci faccio un bel niente, perché ormai non mi serve più potenziare. Quindi. Sono due le armi che mi servono, le spade e i pugni. Tutto il resto non dico che sia inutile, ma a me non serve. E oh, e anche re Minosse. Sì, credo sia re Minosse quello. Non so, non so la lore di questi tre. Quindi, ah, non serve neanche più che premiamo la piattaforma. Benissimo. Non so se dire benissimo o malissimo, perché è un paradosso. Può essere benissimo quanto può essere malissimo. Devo andare su. Beh, potrebbe durare un po' più del solito. Verso la quarantina di minuti questo episodio. Non so. Non ho presente quanto sia ancora. Mi sembrava strano che avessi fatto tutto questo in soli 10 minuti. Perché va a 10 minuti la registrazione. E quindi ho detto. Non è che non me l'ha salvata? No, salvo che magari dopo c'è una parte di magari, non ho detto che c'è. Oh, e sono salvo anche questa volta. Ora, rompiamo le catene. Non vedete che le sto spaccando perché sono dentro la catena. Sì, sono qui, sono tornato. Ora, rompiamo l'ultima. Che volo che ha fatto? Ah, quella fa male se ti arriva in testa. Sembra fatta apposta. Fatta apposta per spaccarli tutti e tre in una volta sola. Però noi ci siamo mancati. Sì, e adesso? Come ci tornano su? Boh. Ah, la fiammella. E dunque che serve la fiammella? Lo sa Kratos, Zeus sa che sono fuggita. Presto, pensavo lo sapesse già. Riesco a sentirlo, è vicino. Ti prego, aiutami Kratos, presto. Arrivo. Va bene. Gno. Ah, mi ha fatto anche aria, perfetto. Non desideravo altro. Wow, però che volo. Ok, capito. Sapevo già. Non so. Sta roba qua ormai la so fare come rompere le scatole la mattina. No, cioè essere disturbato la mattina. Quello lo so fare benissimo.
Perché la mattina è un brutto momento. Che è stato? Mi è crollata addosso mezza montagna, però l'ho evitata. Però l'ho evitata. Ora spero che stiamo andando alla stessa velocità con cui siamo andati all'andata, perché se no... Di già? Era una cazzata. Pensavo no, adesso mi mette quella difficilissima, è una cagata. Mi dica. Come fa a sapere che è lì? L'ha visto? Io non vedo niente. Dopo l'inizio della storia sei tornata finalmente. Starai? Perché? Ricorda perché hai lottato sin qui. Sembra con quella smorfia di felicità. Tu sai cosa devi fare. Solleverò il labirinto. La riporterò dove giusto che stia. Se sentite un eco è il gioco, non è la TV. Tranquilli. Sì, voglio fare anche quest'ultima parte, che magari quello dopo... No. Una cosa deve essere fatta bene. L'episodio finisce qui, perché magari... Voglio fare... scendi! Ah, non posso più scendere! No! Maledetto giochino, cavolino, mi ha trallato. Vabbè, tanto allora... Arrivo su, salvo, però non tiro sul labirinto. Facciamo tutto domani. No, cioè facciamo tutto nel prossimo episodio. E... Che ne so, io vado su. Che magari c'è roba importante. Poi... Sì, ma sai che è rottura? Salire tutta sta catena? E perché quella a cui andavo sotto non aveva una scala così? Sarebbe stato utilissimo. La cosa più strana è che salendo non lascia nemmeno i segni sulla catena. Ops, qua... ennesima cosa. Non so se è qui o sotto. Sì, è qui. Perché qua la porta è chiusa? Ah, full vita siamo. Qua la porta è chiusa. Non so se è qui, Sì, è qui. Guardate, qua ce ne saranno pochi, mentre qua ce ne saranno tanti. Io non dimentico. Oh. Uno. Potenzio quel che rimane da potenziare. Io potenzierei... Cosa potenzio? Non so, ditemi voi. Io farei... quelle elettriche. No, perché quelli di Ade mi sembrano un po' troppo... Come dire... Non so, quelle elettriche mi sembrano leggere, ma proprio... Se gli anelli di Ade... Se gli artigli di Ade sono tipo... Sparo a caso, sono due. Sono valore 2. Quelle di... Le cose elettriche sono 2,1. Vi ho spiegato l'utilità in confronto di quelle, quindi. Non è che mi sono utilissime entrambi. Io uso spade e pugni. Come fa un vero cavolone. Sì, finisco qui. La prossima volta solleveremo il labirinto. Faremo tutto questo casino. E molto probabilmente troveremo Zeus, che sarà un po' arrabbiato perché... Abbiamo fatto questo casino. Ancora non ci credo che abbiamo ucciso il Cerbero. Bella questa combo. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che continuerete a seguire il finale della serie e tutte le altre serie. Ciao a tutti.